Una partita che non rende merito a Riccione che dopo l'ultima intera con il Ravenna si ripete giocando bene anche con il Tuttocuoio, pagando due ingenuità, una in occasione del rigore procurato su fine di prima frazione di gioco, un'altra facendosi cogliere impreparata su un lancio lungo che ha favorito l'inserimento dell'attaccante avversario per il 2-0 ospite. Un conto aperto soprattutto con la dea bendata, lo 0-0 di Fiorenzuola muove la classifica ma non basta, mentre il Tuttocuoio nel recupero del mercoledì batteva 1-0 il Sasso Marconi. Ad arbitrare la gara schifoni della sezione di Taranto coadiuvato da Lorenzo in Treviso e Cappellato di Verona. Con l'immagine di Giacomo Alpini vediamo subito un batter e ribatter nella difesa ospite, conclusosi con un tiro di Licastro che spaventa la porta difesa da Carcani. Carcani chiamato in causa 60 secondi dopo quando è costretto ad uscire sull'incursione di Mbakoku, oggi titolare. Quando il numero 90 va via l'avversario mette in copertina Carcani che risponde alla sua conclusione, l'azione prosegue a botta sicura il tentativo di Mariani con salvataggio sulla linea di Veron che ha del miracoloso, infine Solacu coglie il legno superiore della porta nero-verde. Incredibile ma vero, si gioca una porta e basta, discesa di Mariani, tiro a cross, Mbakoku manca la deviazione sotto porta, Licastro chiama la respinta, l'ottimo Carcani. Infine Mbakoku deposita la sfera di pochissimo al lato, porta stregata e non è un caso, infatti Tuttocuoio mette il naso fuori dalla propria metà campo al minuto 39 con una conclusione di Boadu che fa le prove dei gol, bloccata in due tempi da Kiri. Lo stesso Boadu va a rimediare un minuto dopo il rigore quando viene a contatto con Kiri, il portiere in uscita piomba sull'attaccante, dal dischetto lo stesso Boadu porta avanti i suoi, incredibile ma vero, con un tiro in porta Tuttocuoio conclude avanti la prima frazione di gioco. Nella ripresa ospiti pericolosi si è piazzato, Verón di testa mette a lato, risposta United, Napolitano in mezzo per la testa di Ortolini, pallone che sfiora il palo. Quando Bontempi al 25esimo centra il palo si capisce perché a Riccione o Cattolica se volete il 17 non porta bene. Dalla parte opposta Massaro passa in mezzo a due difensori bucando per la seconda volta Chiri e compagno, 2-0 per il Tuttocuoio, incredulo lo United Riccione fino a quel momento in partita. Il Riccione prova a riaprirla ma il tentativo di Napolitano viene controllato da Carcani. L'ultima azione del match manca a dirlo dello United, parte dai piedi di Cozzi che becca Ortolini ma l'attaccante spara addosso a Carcani. Il calcio è dannatamente bello ma anche cinico e Tuttocuoio usa al meglio questo termine per accaparrarsi tre punti contro un Riccione bello dannato e in vena dei gentili omaggi. Due bastano e avanzano per perdere un'incredibile partita, tenendo conto che il conteggio con la mala sorte continua anche in questo caso.